Allora, con Laura Scalzo, segretaria territoriale della FICTEM di Vicenza e provincia, siamo qui a Marostica, la ABB, un'azienda, un gruppo multinazionale svizzero che ha deciso di chiudere questo stabilimento e lasciare a casa un centinaio di persone, un centinaio di lavoratori in un periodo bruttissimo come questo della pandemia. Allora, oggi è sciopero. Sì, oggi è sciopero, i lavoratori hanno voluto far sentire la loro voce per dire no a questa decisione che riteniamo scellerata, in quanto questa è un'azienda che cresce nel profitto, negli utili e negli ordini. Paradossalmente, in un periodo di crisi pandemica come questo, l'azienda non ha avuto neanche la sensibilità da questo punto di vista, ha usato i 100 lavoratori e buttato via come se fossero delle cose. Ecco, adesso cosa succederà, Laura? Adesso noi abbiamo un incontro in regione. L'incontro era previsto per domani, l'azienda, guarda caso, ha chiesto il rinvio di quell'incontro. Avremo l'incontro il 20. Noi andremo a quell'incontro con un presupposto: l'azienda deve ritirare la decisione del licenziamento e trovare delle soluzioni alternative, ma che partono dal presupposto della tenuta occupazionale. E poi naturalmente non c'è solo la regione, ci sarà anche il MISE, o sbaglio? Sì, abbiamo fatto con la nostra segretaria nazionale e lì la richiesta di incontro al MISE. Benissimo, quindi ora sciopero e per i prossimi giorni attendiamo l'incontro del 20. Attendiamo l'incontro del 20, anche se abbiamo ovviamente lo stato d'agitazione aperto con il blocco dello straordinario, perché al danno si aggiunge la beffa, l'azienda chiede ai lavoratori, anche dopo avergli annunciato il licenziamento, di lavorare e di lavorare molto di più. E questo è incredibile. Sì, è una situazione paradossale a 360 gradi, perché l'azienda vuole che i lavoratori lavorino, stiano qui fino all'ultimo giorno, perché questo è il messaggio che l'azienda ha dato in sede regionale, quindi in una sede istituzionale. Si è preoccupata di dire ai lavoratori: raccomandiamo la presenza fino all'ultimo giorno, perché abbiamo bisogno di produrre per esternalizzare. L'azienda non ha mai ufficialmente dichiarato che l'esternalizzazione, che noi definiamo delocalizzazione, sarà in Bulgaria, ma noi lo sappiamo per certo. L'azienda andrà a delocalizzare in Bulgaria per ridurre i profitti, per ridurre i costi. I costi.